Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua dopo l'interruzione della settimana scorsa, la pausa che ci siamo presi per gli Apericom. Il tema di oggi riguarda la conservazione e il restauro. Abbiamo con noi Maria Beatrice Failla dell'Università di Torino e Antonella Gioli dell'Università di Pisa, docenti di museologia, ed entrambe hanno curato, insieme a Chiara Piva dell'Università di Venezia, il progetto digitale La vita e le opere, che aveva come scopo principale quello di raccontare la storia del restauro nei musei. Iniziamo con Antonella, benvenuta di nuovo, insomma, che Grazie. ha già partecipato al nostro Apericom. Parlando della didattica, inizio con questa domanda che riguarda un po' in generale, musei, la comunicazione. Riguardo gli interventi di restauro, le attività di conservazione, tutte quelle attività che generalmente fanno parte dietro le quinte, no, della vita del museo. In che modo in questo periodo anche questa attività ha subito il Covid-19 e se insomma è cambiata o se secondo te insomma ci sono state delle cose rilevanti da raccontare. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Cioè, forse se mi permette un passo indietro da fare un attimo, nel senso che tu hai detto giustamente dietro di quinte, no? Il restauro come la manutenzione come dietro le quinte del museo. Ecco, il problema forse è che proprio rimane sempre dietro le quinte, nel senso che se andiamo in un museo, le tracce che quelle opere hanno avuto quasi tutte in tempi diversi un intervento di restauro o che hanno una manutenzione non ci sono. Pochissime cose in un museo racconta il restauro e la vicenda conservativa delle opere, no? Se ci pensiamo, l'idea è quella che le opere non hanno un passato, il loro passato è sintetizzato quando c'è nella provenienza, no? Acquistato alla Biennale oppure proveniente dalla chiesa di, quasi sta poche volte c'è l'anno, e poi basta, e non in tutte le didascalie c'è la provenienza. È quasi come se le opere nascessero dentro i musei, e noi sappiamo assolutamente che non è così. E così come niente racconta del fatto che hanno avuto nella loro storia, ovviamente tutta una serie di degradi, manipolazioni, cambiamenti fino a restauri recenti. Se una traccia dei restauri recenti c'è, è la targhetta che cita lo sponsor, restaurato grazie all'intervento di. Ecco, questo a volte crea veramente dei grandi con difficoltà di comprensione dell'opera. Pensiamo ad esempio ai politici smembrati, oppure a predelle o ante di politico che vengono mostrate come se fossero in realtà il quadro intero, magari è semplicemente detto anta di politico e basta, non si dice nulla riguardo a che parte è e dov'è tutto il resto. Oppure pensiamo a dei quadri in cui il restauro è stata un'azione quasi miracolosa di recupero, che però se non viene detta la sensazione è quella che è il quadro che abbia ancora bisogno di restauro. Proprio perché, ecco, tutta questa storia in genere non viene raccontata. E infatti nel progetto che tu, grazie per averlo citato, La vita delle opere, avevamo fatto con Miriam Failla e con Chiara Piva, era proprio l'idea di sperimentare vari strumenti digitali, dai documentari alla app, per cercare di raccontare nei musei questa storia, nei musei perciò in presenza dell'opera. Per cui farne capire i tagli, la storia, con un concetto di restauro, che però è un concetto un po' più ampio di storia conservativa. No. Anche per uscire un pochino dalla logica della mostra di restauro, in cui si presenta l'opera restaurata, in cui in genere c'è una grande attenzione al dato tecnico e materico, l'intervento, le sostanze, le stratigrafie, però spesso questo a discapito la storia proprio, no, della storia anche culturale dell'opera. Ecco,
con tutto questo, diciamo, possibilità di raccontare, perché poi in realtà il restauro interessa molto le persone. E la volontà anche, appunto, quello che animava il nostro progetto era di fare una comunicazione, tentare una comunicazione corretta sul restauro, per cui uscire sia dal riportato all'originario splendore, con questa idea che ovviamente sbagliata, impossibile sbagliata, che si possa tornare indietro, e anche dal restauro miracolistico, no? Scoperto il dipinto, i due o tre dipinti che c'erano sotto, ecco, uscire da queste due polarizzazioni e cercare di fare una comunicazione affascinante, ma rigorosa, comunque corretta. Ecco, il periodo di chiusura di Covid, per cui di grande produzione di contenuti dei musei, di grande attività sul web, poteva essere un momento in cui anche il restauro poteva essere oggetto di, così, di attenzioni, e in parte lo è stato, anche se forse a mio avviso meno di quanto avrei desiderato da studiosa di restauro. Io mi baso, ovviamente non ho nessuna pretesa di esaustività, e anzi invito le persone che ci stanno seguendo a segnalarci iniziative su, a integrare le nostre conoscenze. Noi come Università di Pisa, Laboratorio Museia, abbiamo fatto un osservatorio che si chiama appunto Osservatorio Musei Chiusi, Musei Aperti, in cui abbiamo mappato le iniziative web, con un occhio particolare per quelle che più ci interessavano, no? Per cui che seguivano i nostri filoni di ricerca, da una parte l'educazione oppure il restauro. Ecco, sul restauro abbiamo trovato alcune iniziative interessanti, non molte, come se questa difficoltà da raccontare il restauro rispetto ad altri racconti che si fanno, rispetto al tour virtuale o al racconto, alla spiegazione iconografica o alla storia di committenza di un'opera, continuasse a essere più difficile, ponesse delle difficoltà. Vi faccio alcuni esempi di iniziative interessanti, se non altro perché hanno affrontato il tema. Uno è sono le gallerie dell'Accademia di Venezia, che a partire dal 24 marzo, per cui quasi subito dopo la chiusura è stata dell'8 marzo, su Facebook hanno aperto la rubrica Il martedì del restauro. Nel senso che con una serie di post ogni martedì trattano temi di restauro, di conservazione, di storia delle tecniche, di interventi su alcune opere che hanno fatto. La presentazione parte proprio citando i teleri, il restauro dei teleri di Carpaccio. Questo è un esempio, secondo me, da seguire con attenzione. Un altro esempio su musei d'arte, ma di datazione diversa, una diversa cronologia, è la Gamma di Torino, che ha fatto all'interno della serie Gam con te, che sono cicli di video, due minuti più o meno di una durata assolutamente compatibile con YouTube e con la visione sempre più veloce e impaziente che abbiamo, ha dedicato diversi episodi proprio al restauro. Per cui i restauratori che hanno compiuto interventi su un'opera o su un gruppo di opere, e in questo secondo me c'è un valore aggiunto, e cioè il fatto che sia lo stesso operatore che racconta cosa ha fatto, che spiega in sintesi ovviamente dei due minuti l'intervento fatto e che esiti ha avuto, a volte esiti veramente di scoperta di altre tracce sotto il dipinto, oppure di riportare veramente a restituire una leggibilità dell'opera. Altri due episodi, due esempi che porto, perché mi sembrano interessanti, sono due piccoli musei diocesani. Il Museo Diocesano di Iglesias, in Sardegna. Uh-huh. Ecco. Conosco bene. Lo conosci bene, ecco. E il Museo d'Arte Sacra della Diocesi di Concordia Pordenone. Ecco, in tutte e due il Museo Diocesano di Iglesias ha presentato con una serie di post il restauro di un'opera di carattere devozionale, un simulacro della Purissima, e mentre invece il Museo Diocesano d'Arte Sacra con una serie di post intitolati Bellezza ritrovata, restituzioni,
dedica l'attenzione al restauro, per questo le ho citati, di opere tessili, paramenti tessili, opere devozionali, per cui sono in entrambi i casi un'attenzione a opere di arte applicate, attenti anche, come deve essere per caso dei musei ecclesiastici, ha un valore anche di tipo devozionale sociale per le opere, che ovviamente non può che influenzare in qualche maniera anche il restauro e il racconto del restauro. Questo per dire alcune... Però persiste una difficoltà a raccontare, forse perché il restauro è un'operazione lenta, e anche racconta, e questo mal si concilia forse con comunque strumenti che devono essere limitati nel tempo, che sia il video o la serie o il post o la serie di post su Facebook, comunque entrambi richiedono una fruizione limitata. Sì. E poi è mancato quello che era degli ultimi anni il restauro portato al museo, e cioè il restauro in diretta. Pensiamo alla grande, come dire, la grande vetrina alla Pinacoteca di Brera. Ovviamente chiudendo il museo è mancato anche quel contatto diretto tra le operazioni di restauro o il luogo in cui si rifà il restauro e la collezione, la raccolta, lo spazio museale e i visitatori. Sì, sicuramente, mi vengono in mente anche i bronzi di Riace, insomma, il restauro aperto, insomma, che comunque aveva il suo fascino, no? Vedere comunque all'opera i restauratori, insomma, manipolando questi oggetti unici. Sì. Grazie, Antonella. Miriam, a te chiedo, Maria Beatrice... Uguale, grazie. Ti chiedo se secondo te o quali secondo te sono stati i casi particolarmente rappresentativi che hanno parlato di restauro durante questo periodo, se ci sono, ovviamente sia nazionali che esteri, insomma, se... Ma sì, guarda, intanto grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti. E, sì, insomma, stavo pensando a quello che diceva Antonella prima sulle difficoltà di comunicare il restauro e su quanto permangano una serie di, non tanto di pregiudizi forse, quanto forse di zone oscure nel racconto delle opere, no? Come se fossero, come diceva Antonella, sempre un po' un'epifania che si manifesta in museo, e molto spesso il racconto dell'intervento di restauro è quasi come se c'è, è quasi come spettacolarizzato, quasi a raccontare una rivelazione. E si fa fatica un po' a far comprendere che il restauro è intanto un processo lento, dipende da scelte che possono essere confermate, smentite nel tempo, e che è qualcosa che ci coinvolge tutti, perché tutti in qualche misura ne siamo spettatori e tutti possiamo essere chiamati a osservare, anche giudicare, anche criticare, perché no, alcune scelte di restauro che il museo propone al suo pubblico di tempo in tempo, insomma. E forse sì, adesso forse è un po' presto per fare bilanci, ma tutta questa grande mole di dati che si sono mossi attraverso i canali digitali durante l'esperienza Covid, questa ad una nostra prima sensazione, poi ripeto, sarà da far decantare e proveremo a misurare e a comparare i dati, non ha forse fatto proseguire la riflessione su come narrare il restauro all'interno del museo. Ci sono stati però dei casi eclatanti, uno fra tutti è in realtà partito prima della chiusura e riguarda uno dei capolavori assoluti della storia dell'arte mondiale, cioè il grande polittico, la grande macchina d'altare di Jan van Eyck, con l'adorazione dell'agnello mistico, che direi era in corso di restauro da qualche anno, pronto per la grande mostra che si sarebbe inaugurata a febbraio, che si è inaugurata a febbraio, ma poi subito chiusa con l'emergenza Covid, insomma. E questo restauro racchiude un po' in sé tutti questi elementi che dicevamo prima. Ho portato forse, non so se Anna Maria posso condividere lo schermo, un esempio. Vai, tranquilla. Vai.
Condividi. Mi sembrava, vediamo se i potenti mezzi del mio computer ormai esausto dalle lezioni online consentono di condividere. Eccolo. Eccolo. Vi ho portato, sì, con il Mac in crash, l'esempio del grande battage mediatico che già a gennaio, in realtà, come vi raccontavo, è partito sulla restauro dell'agnello mistico di Van Eyck, perché è un caso che racchiude in sé un po' tutti quegli elementi che dicevamo prima. Da una parte il restauro di Rivelazione, per cui questa grande lunghissima operazione di conservazione portata avanti da tanti anni ha evidenziato durante le operazioni di pulitura del comparto centrale del Polittico una scoperta da parte dei restauratori e degli storici dell'arte che seguivano le operazioni, e cioè che l'agnello, ovviamente a simboleggiare la figura e la passione di Cristo che campeggia al centro del Polittico, aveva subito dei ritocchi durante la sua storia conservativa. Ritocchi che avevano modificato radicalmente, insomma, dire in maniera anche impressionante, l'iconografia, perché il volto dell'agnello, così come dire, ad una corretta interpretazione delle scritture, è un volto umanizzato che simboleggia ovviamente la passione di Cristo. Nei ritocchi storici questo volto così umanizzato era stato attutito, quindi gli occhi così espressivi e parlanti della versione originale di Van Eyck sono stati coperti, ridipinti, un po' più accostati a quelle espressioni, come dire, meno umanizzate di questa figura. Il restauro, dicevamo, ha scoperto questo ritocco e il ritocco è stato eliminato riportando la figura dell'agnello così come l'aveva intesa riprodurre Van Eyck. E questo elemento, insomma, anche con sorpresa da parte del pubblico, non soltanto gli addetti ai lavori, ha fatto un po' il giro del web, insomma. Adesso vi mostro due screenshot, addirittura si è aperto un account misterioso dedicato all'agnello, e i commenti, adesso qui ve ne ho selezionato uno, però ce ne sono tantissimi, si sono veramente moltiplicati. È stato un caso che si è portato avanti per tantissimo tempo, e questo caso, appunto, riassumo un po' tutto, perché sui giornali si è parlato di dipinto riportato all'originario splendore, di restauro di Rivelazione, e la Rivelazione era appunto questa espressione così umana dell'agnello decontestualizzata da una corretta conoscenza e comunicazione dell'arte fiamminga del 400, è apparso qualcosa di extraterrestre, ultraterreno, inaudito. Gli aggettivi, potremmo fare un glossario degli aggettivi che hanno commentato questo tipo di rivelazione, di intervento, e quindi questa, dire, ve la racconto come occasione mancata, perché è una delle poche volte che un restauro sfonda un po' il muro dell'opinione pubblica, insomma, diventa un caso virale anche sui social, però lo diventa senza trascinarsi dietro un pezzetto corretto di comunicazione, insomma. Quindi si è perso nel lost in translation del restauro il perché c'era stato il ritocco e il perché i restauratori hanno deciso di rimuoverlo, quindi due elementi che potevano essere contestualizzati anche poi negli articoli che si sono susseguiti e non lo sono stati, e si è perso anche un po' il processo, no? Le scelte, le persone, la storia conservativa di quell'opera, come diceva Antonella. Non sapremo mai se l'apertura della mostra e la condivisione effettiva degli spettatori reali e non solo quelli digitali davanti al Polittico restaurato avrebbero portato a qualcosa di, come dire, ad una nuova epifania davanti all'opera reale, perché la chiusura per Covid ha interrotto anche la visita alla mostra, insomma. È rimasto, e sarei curiosa di sapere quanti visitatori ha accumulato, un sito appositamente creato che si intitola Closing to Van Eyck, se non erro, ma comunque lo si può ritrovare facilmente
dire, switchando dai materiali della mostra, che è un sito, anche questo, un modello di come si comunica il restauro, un sito meraviglioso perché mette online delle fotografie ad altissima risoluzione dove è possibile eseguire degli ingrandimenti che ti portano closer all'opera quasi fino a 2 mm, quindi uno può andare a indagare veramente ogni piccolo pezzettino della superficie pittorica del quadro, puoi navigare attraverso le radiografie, le riflettografie, quindi tutte le analisi diagnostiche fatte prima, durante e dopo il restauro, ma tutto questo meraviglioso materiale che ti porta appunto vicinissimo all'opera non è mediato da una spiegazione che faccia percepire tutti i passaggi e soprattutto le scelte, no? Viene nuovamente mostrato come un'epifania dell'operazione di restauro. Ed è un po' un controsenso, perché il digitale in questo caso avvicina tantissimo, insomma, può rivelare alcuni aspetti che il visitatore magari anche durante la calca, adesso non ne vedremo per un bel po' calche nei musei, però di fronte alle opere, però magari può accompagnare, amplificare una visione ravvicinata dell'opera che in situ non è possibile. E anche in questo caso il sito, pur meraviglioso, il sito web, dico, pur meraviglioso, perde l'occasione di dare quelle spiegazioni che potrebbero essere affascinanti e entusiasmanti, perché raccontano il passaggio dell'opera d'arte attraverso il tempo, insomma. Quindi ci denudano quasi l'opera, ci mettono a strettissimo contatto con tutti i micron della sua superficie, ma ci privano anche in qualche misura di una spiegazione che ci porterebbe ad accompagnare questo tipo di visione, insomma, in qualche modo. E poi restauri eclatanti interrotti dal Covid ce ne sono stati, ci sono stati i restauri leonardeschi, ci sono stati, insomma, dire, tutti i musei hanno egregiamente risposto alla necessità di non perdere il contatto con il loro pubblico. E la formula, come dicevi tu, Anna Maria, prima, del dietro le quinte è stata molto sfruttata anche per raccontare un po' le professioni nascoste e l'attività che il museo di solito non mostra direttamente. Forse appunto dal nostro punto di vista questa necessità di far comprendere al pubblico che il restauro non è qualcosa di dato dall'alto, incontrovertibile, così, assegnato e sul quale non si può dibattere, è stata un po' mancata, insomma. Grazie, no, molto, molto interessante. Tra l'altro, sì, la potenza del digitale nel progetto di Van Eyck è fortissima, perché come anche su Google Alter Project, no, abbiamo comunque una risoluzione così alta che noi dal vivo non possiamo comunque avvicinarci così tanto alle opere, sia per motivi di sicurezza e di tutela delle opere, e quindi ci dà proprio l'impatto è molto forte, perché veramente riesci a leggere delle cose che essendo davanti all'opera non riesci a fare. Poi insomma mi piace un po' ricordare, essendo un po' archeologa, che anche il linguaggio, no? Quando si è capitato recentemente, insomma, l'articolo sensazionale sulla scoperta attraverso delle indagini non invasive di una città o comunque di un anfiteatro, adesso non mi ricordo, insomma, in che area, però ovviamente tutte queste notizie che fanno sensazione, in realtà per gli addetti del lavoro fanno poca sensazione, perché il telerilevamento, insomma, le applicazioni non invasive per lo studio del territorio e per la scoperta anche delle evidenze sotterranee ci sono da anni e anni e anni, per non dire, insomma, il numero esatto, insomma. Quindi sì, è interessante anche vedere come arriva dagli esperti, come poi arriva una corretta informazione che non deve essere sensazionalismo, ma insomma appunto cercare di studiare un modo per far conoscere in maniera, insomma, sì, sicuramente c'era sempre la mediazione
della conoscenza per evitare termini troppo specialistici o per non annoiare i non esperti, però dall'altro ci deve essere anche una correttezza, un'etica anche nella diffusione, insomma, dell'informazione. Allora volevo fare una domanda a tutte e due, riguardo appunto invece la tutela delle opere. Secondo voi, questo periodo che adesso, insomma, tanti musei hanno già riaperto, alcuni stanno riaprendo, insomma, quindi, però ovviamente i musei sono stati chiusi, le opere e gli oggetti all'interno dei musei, secondo voi, se a livello di tutela o di sicurezza, ecco, degli oggetti, il Covid-19 ha avuto, insomma, ha mostrato delle criticità che già c'erano, oppure, insomma, ha messo a rischio la tutela delle opere? Antonella, cosa? Ma il Covid, il lockdown internazionale si era quasi aperto con il famoso furto del Van Gogh, no, in un museo olandese, che poi in realtà, a vedere bene, poi è difficile dire quanto è responsabile del Covid, quanto invece, essendosi svolto di notte a museo, a mostra normalmente chiusa, uno appunto difficile stabilire, magari sarebbe successo anche a prescindere dalla Covid. Sicuramente la presenza, come dire, il pubblico, i visitatori hanno una doppia faccia, da una parte sono sicuramente presidio di controllo, dall'altro sono loro stessi causa di alterazioni della temperatura ambientale, per cui voglio dire possibili, come dire, elementi di criticità. No, sto pensando ad esempio a particolari contesti architettonici o artistici in cui il fatto ad esempio di un numero di visitatori scaglionati è anche in funzione di non alterare troppo l'umidità relativa, penso alla Cappella degli Scrovegni o ad altri contesti. Ecco, di tutte mi sembra, comunque i musei sono stati chiusi, ma non è che fossero abbandonati a se stessi, voglio dire, ovviamente il presidio del personale che garantisse la sicurezza c'era. Certo non c'erano i visitatori e non c'erano tutta quella serie di professionalità spesso non strutturate, ahimè, per cui cooperative, collaboratori che erano o a casa oppure peggio in cassa integrazione, per cui che io sappia non si sono avute, ma chiedo a voi e a chi ci segue, criticità forti, non so se qualcuno ci ha protetto anche in questo caso. Mi sembra, ecco, che le linee guida tengano conto molto giustamente dei criteri di sicurezza per quanto riguarda i visitatori. Non so se forse non è nell'emergenza tenerne conto anche per quanto riguarda le opere. Ad esempio, alcune volte ho letto delle indicazioni, ad esempio, sui materiali da utilizzare per le sanificazioni, cioè di alcuni tipi di sostanze che sono più adatte di altre, ma forse in maniera un po' generica e non riferita a singoli materiali oggetto delle raccolte. Capisco che non sia questo l'emergenza, ma forse, soprattutto se questa situazione dovesse continuare anche nei prossimi mesi o non anni, forse anche su questo bisognerebbe un attimo fare una riflessione, affrontare anche questo aspetto. Grazie Miriam. Ma sì, certamente, come diceva Antonella, se il museo è un presidio di tutela, questa emergenza strana, perché rispetto a tutte le crisi internazionali che l'hanno preceduta, penso ai conflitti mondiali, alle esperienze belliche dell'area medio orientale in questi anni, alle alluvioni, con Antonella prima ricordavamo quella di Firenze nel 1966, tutte queste emergenze o i sismi, come dire, il terremoto che negli ultimi anni ha colpito le aree del centro Italia, insomma, hanno sempre comportato dei danni, delle criticità per le persone, ma anche dei pericoli
concreti per le opere d'arte, insomma, e quindi tristemente si sono verificati dei danni e sono sempre state però anche delle occasioni per la cultura del restauro, per la messa a punto dei protocolli di emergenza, anche dei volani, no? Dei momenti di riflessione, di impulso a far meglio e a intensificare le attività di tutela. Questa emergenza credo potrà essere monitorata sul lungo periodo, perché apparentemente non ha creato dei danni diretti alle opere, insomma i musei sono chiusi, ma giustamente le collezioni non sono rimaste totalmente lasciate a loro stesse. Un ragionamento sulle pratiche di conservazione preventiva, quello forse qui si potrà fare, ICOM è stato tra i primi ovviamente ad emanare dei protocolli, delle linee guida per non abbandonare le attività di monitoraggio progressivo che servono a prevenire, per l'appunto, non arrivare all'atto estremo del restauro sulla salute delle opere, e quindi non sappiamo adesso, ma potremmo verificare in futuro se il rallentamento, l'interruzione in alcuni casi di queste pratiche ha potuto accelerare qualche processo di degrado. Mi chiedo poi ancora, sempre pensando al museo come presidio di tutela, se non assisteremo a, come dire, a delle nuove dismissioni, soppressioni 4.0. Sorrido con Antonella perché è uno dei suoi argomenti di studio, no? Abbiamo letto tutti con un po' di preoccupazione quanto i musei americani, quindi un mondo un contesto museale dove non c'è la garanzia di sicurezza della proprietà pubblica delle collezioni, ma c'è una gestione, come sappiamo, privata, laddove la crisi, perché questi musei si sostengono prevalentemente con, sì, certamente con donazioni, ma con l'apporto che deriva dai biglietti, dai ticket dei visitatori, laddove i bilanci siano in effettiva crisi, la concessione di poter vendere alcune opere per risanare questi bilanci, insomma. E questo è uno dei grandi nodi museali che sono venuti a pettine durante l'emergenza Covid, insomma. Quindi adesso, battute a parte, quanto un rimescolamento, no, della posizione delle opere, quanto poi effettivamente la crisi economica trascinerà con sé anche una circolazione di manufatti e collezioni, anche questo lo potremo vedere sul lungo periodo, e toccherà a noi fare da sentinelle, insomma, rispetto a questo processo. Certo, come dire, un segnale, diciamo così, che in questi giorni anche sui giornali italiani ci ha fatto discutere, è la proposta del direttore degli Uffizi di riportare le opere dai depositi del museo alle chiese di provenienza. Ed è, devo dire, anche qua non si inventa mai nulla, insomma, dopo le crisi, immagino, mi riferisco per esempio alla grande battage che sul Corriere della Sera, no? Ugo Ietti lanciò dopo la prima guerra mondiale per riportare l'Assunta di Tiziano ai Frari, con l'idea le opere sono di tutti, cioè l'istituzione museale esce sempre un po' ammaccata dopo i momenti di grande crisi sociale, no? Arriva sempre qualcuno che ne mette un po' in discussione le ragioni, vengono sempre accusati i musei di essere dei templi chiusi al grande pubblico, e periodicamente arriva qualcuno che propone di restituire le opere ai contesti di provenienza, come se fosse possibile tornare all'antico splendore nel restauro e azzerare il corso della storia per quanto riguarda la provenienza, la circolazione, i viaggi delle opere, insomma. E anche questo mi sembra, come dire, un elemento che è un po' più alla lontana, ma ritorna sempre all'ambito della tutela, che secondo me sarà necessario tenere sott'occhio, insomma, nei prossimi sviluppi che riguardano le istituzioni museali. Non so se Antonella, visto che sei stata tirata in causa, se volevi aggiungere qualcosa. No, nel senso che si lega, stanno venendo fuori questa questione dell'appunto, giustamente che Miriam ha citato, della restituzione delle opere nelle chiese, si lega anche a un'altra delle tante riflessioni che stiamo iniziando a fare dopo il Covid, e cioè la questione di, per alcune città, perché poi riguarda poche città, Venezia, Firenze, Roma, in cui si assistevano comunque già prima del Covid a segnali pesanti di overtourism, no? Cioè di una massa, una pressione del turismo insostenibile per centri storici e per tessuti fragili, piccoli, appunto Venezia, Firenze, già Roma per la sua estensione, come dire, regge meglio. Allora l'idea, pensando alla Galleria dell'Uffizi ad esempio, di cercare di
decomprimere la pressione quando ci sarà, quando tornerà, ma di creare invece dei luoghi, dei percorsi di conoscenza, di visita, di turismo lungo la città, uscire dal triangolo stretto fiorentino, ma andare anche poco più in là, cioè 500 metri più in là, a vedere la chiesa. Per cui da una parte una richiesta che può avere delle lati di legittimità, no? Di ricontestualizzazione, non si torna indietro, si crea un altro contesto, vicino, forse assimile a quello di provenienza. Dall'altro anche comunque una necessità di ripensare un rapporto tra il museo e il patrimonio e i centri storici, e questo sarà necessario. In questo senso però l'accento che è stato messo in queste ultime settimane di riapertura, positivo, di riapertura dei musei come rincontro, anche come segno di ripresa, di speranza, anche come segno di cura verso delle comunità, no, comunque ferite da questo, dal trauma del Covid, e i musei dove ora sta tornando la cittadinanza, cioè ora gli Uffizi ci sono i fiorentini, ed è una cosa che da anni non succedeva, è un segno di rimpossessarsi. Ecco, è ovvio che non possiamo fermarci così, perché sennò i problemi di sostenibilità economica diventano enormi. Per cui ecco, forse trovare un equilibrio tra quello che può essere una diversa, un diverso equilibrio tra i musei, il patrimonio, i cittadini, che mantenga, che lasci spazio anche al turismo, per cui è quello che può comportare anche in termini economici il patrimonio e i musei, ma senza che ci sia un consumo, perché il consumo appunto poi finisce l'oggetto della cosa. Per cui dietro al museo, anche nel tempo del Covid, per questo veramente il ciclo di incontri che hai organizzato è veramente stato spunto di grandi riflessioni, è importante, perché le cose poi si intrecciano. Così un altro argomento su cui riflettevo seguendo le vostre parole era, parlando appunto di questo, del sicoto di Van Eyck, ma come di tanti altri, di questo arrivare a guardare, vedere quello che a occhio nudo non si vede, appunto, quanto cambia la nostra percezione dei colori, quanto le immagini, ovviamente da monitor, quanto la visione appunto digitale cambia, non è meglio o peggio di quella reale, ma cambia talmente tanto. Già avevamo assistito a un cambiamento della percezione cromatica già con certe fasi di stampa, con la stampa digitale che satura ancora di più i colori, e quanto ma banalmente anche le nostre lezioni fatte online. Cioè, io ho fatto un corso di restauro finito poche settimane fa, in cui ovviamente tutti i materiali, tutti i PowerPoint erano tramite schermo, e questo cambia l'immagine dello stesso PowerPoint mostrato sul proiettore in aula. Eh sì, sicuramente. Se posso, Anna Maria, vi faccio vedere un'altra immagine, anzi altre due immagini, sempre se i frusti PowerPoint ormai... sempre dopo le famose lezioni di restauro funzionano, perché proprio su questo, insomma, un'esperienza che ha preceduto di poco la chiusura. Ecco, questo era il sito che vi facevo vedere, a cui facevo riferimento prima, con queste immagini meravigliose proprio vicinissimo a Van Eyck. Ecco, adesso ovviamente il PowerPoint non funziona come nei migliori show, però un'immagine che volevo farvi vedere, ma va benissimo anche, eccola qua. Una è questa, ovviamente non richiede nessunissimo commento, ma è tratta da uno dei tour virtuali del Louvre, dedicato proprio alla Gioconda, e lo vedete, no? È un'altra di quelle immagini che ci portano vicinissimo all'opera, ad indagarne veramente tutte le minime crettature, anche segni di degrado. E quello che diceva Antonella è proprio questo, insomma, il digitale ci porta incredibilmente vicino alle opere e ci fa credere quasi di poterle osservare meglio che ad occhio nudo, ma quanto questa sia, come dire, un'illusione, ossia effettivamente un'esperienza
praticabile, è una domanda veramente ancora aperta. Quest'opera che qui vedete è un dipinto famosissimo di André Mantegna, il Lecce Homo del Jacques Marandré, che è ancora adesso in mostra a Torino, al Museo Civico d'Arte Antica di Palazzo Madama. Ecco, questa, come dire, per me adesso assume un significato particolare perché è una l'ultima mostra che ho visto prima della chiusura insieme agli studenti, e ci siamo fermati a lungo proprio davanti a questo quadro. Insieme a noi c'era un chimico, e ragionavamo insieme sul fatto che questo dipinto è un dipinto infotografabile, nel senso che qualsiasi metodologia di fotografia e di riproduzione digitale o meno di questo quadro ne falsa la saturazione dei colori e la percezione visiva. Osservarlo ad occhio nudo è un'esperienza irriproducibile con qualsiasi strumento digitale, perché ad occhio nudo non lo vediamo molto più con i colori da una parte più definiti e dall'altra parte più disgregati in qualche misura. Qualsiasi tipo di fotografia satura il contrasto, insomma. E quindi ci siamo interrogati tanto prima della chiusura su quanto il digitale possa essere in qualche caso un'illusione di vicinanza, no? Ci possa ammaliare, rendendoci l'illusione di essere vicinissimi alle opere, quando in realtà ci dà una visione precostituita, insomma, un po' artefatta di quello che è effettivamente la superficie delle opere. Un pensiero che mi ha consolato, però, è lo stesso che si è fatto sull'uso dei social media, degli strumenti di comunicazione digitali in questo periodo, no? Tutti li demonizzavano un po', soprattutto quelli un po' old style, analogici, come degli strumenti diabolici che sostituivano il contatto umano. In realtà ci siamo resi conto durante questi mesi di quanto ne abbiano amplificato il bisogno piuttosto che sostituirlo, no? Io voglio sperare che lo stesso sia avvenuto con le opere d'arte, no? Tutta questa sovraesposizione digitale, tutta questa riproduzione delle opere, capolavori, tourne nei musei, voglio sperare abbiano anche in questo caso aumentato il nostro desiderio di essere portati a tu per tu con le opere. Quindi benissimo vedere la Gioconda con la Craquelure, che al Louvre si può vedere sul sito del Louvre e in museo si poteva osservare con gli occhiali 3D, ma anche comprendere quanto questo ci porti in realtà a desiderare un contatto diretto, fisico, con le opere d'arte, contatto che ci è stato negato improvvisamente a livello mondiale in pochissime settimane, insomma. E questo comporterà, come dire, l'unicità della materia dell'opera nella percezione del pubblico, comporterà secondo me anche qui una serie di conseguenze importanti dal punto di vista della conservazione e dal punto di vista del rapporto tra digitale e restauro. Grazie, mi viene in mente Antonella, scusa, volevi aggiungere qualcosa? No, mi viene in mente, parlando appunto dei social, se si passerà, insomma, già siamo, no? Cioè l'Instagram, i luoghi turistici spesso sono scelti in base a quanto sono su Instagram, all'Instagrammabilità dei luoghi, probabilmente anche i musei, spesso, insomma, ovviamente la comunicazione sui social media, ne abbiamo parlato, insomma, anche di questo con Fabio Viola la scorsa appuntamento, sicuramente, insomma, un modo di comunicare che ha permesso di abbattere la lontananza e il non poter andare nei musei. Sicuramente c'è da lavorare sulle modalità, c'è da ripensare probabilmente un po' le modalità migliori per ciascun museo, perché ogni museo ha la propria strategia, quindi ha una propria mission. La strategia è ovviamente deve tener conto della mission del museo, della struttura, delle persone che lavorano all'interno del museo, che appunto sono fondamentali, perché il museo non è solo opere, ma è sicuramente è professionalità, quindi questo è fondamentale. E quindi un altro modo, insomma, mi veniva in mente quando parlava di Antonella, di decentralizzare, di rendere le visite più
andare anche a vedere altre cose, no? Non solo gli Uffizi a Firenze. Proprio l'anno scorso, o un anno e mezzo fa, mi sembra, il Comune di Firenze aveva sviluppato con Tuo Museo questa Firenze Game, che proprio cercava di portare i visitatori, o c'è questa app che cerca di portare i visitatori nei luoghi meno conosciuti della città, quindi anche di creare meno folla, meno nei posti più conosciuti. Quindi probabilmente questo periodo che abbiamo passato, che stiamo vivendo, perché non ne siamo ancora fuori, ci insegnerà a vivere altre esperienze, no? Il turismo lento, l'arte lenta, poi insomma voi più di me da storiche dell'arte, insomma c'è la giornata dell'arte, no? Dell'arte lenta, mi sembra. Sì, noi dimentichiamo una partecipazione in tempi non sospetti allo Slow Art Day. Adesso i musei, esatto, mi piace tantissimo, per esempio l'intervista alla direttrice del Castello di Rivoli, no? Stanno scoprendo, anche facendo di necessità virtù, per quello che riguarda la necessità di radare i visitatori nel distanziamento sociale, stanno riscoprendo una degustazione lenta della fruizione museale. Ed è un po' la chiave di lettura che ci è piaciuto in questi anni applicare al racconto del restauro, no? L'idea di entrare in museo per osservare con calma e lentamente un'opera per volta, scoprirne la storia in tutti i suoi risvolti, è sempre stata secondo noi un po' una chiave slow per abbinare anche l'uso degli strumenti digitali con un approccio che non è sempre soltanto quello un po' mordi e fuggi e quello dei like senza poi un ritorno di conoscenza, insomma. Per cui, come dire, siamo felici di questo tuo riferimento e forse, come dire, l'idea di una slow digital experience potrà essere ancora più praticata nel futuro. Sì, che appunto è sicuramente da mediare, da capire bene, perché appunto di per sé le tecnologie non sono lente, sono veloci e facciamo veramente fatica, soprattutto i musei, gli istituti culturali fanno un po' fatica a stare dietro alle evoluzioni delle tecnologie. Non è sicuramente, anche questa non è la scoperta dell'acqua, cioè è la scoperta dell'acqua calda, insomma, non sto dicendo niente di sensazionale. Però la realtà, quindi cercare invece di vivere questa velocità, questa adattarsi alle tecnologie, però cercare di vivere un'esperienza diversa e sicuramente, quindi sfruttando al meglio le potenzialità delle tecnologie, perché a volte non lo facciamo, soprattutto in ambito culturale, è sicuramente fondamentale, quindi sarà sicuramente è sicuramente la base da cui si ripenserà al digitale da qua in avanti, perché è come se fosse una sorta di anno zero, insomma, per quanto riguarda alcune cose, e non solo, cioè, sia della nostra quotidianità e sia, insomma, gli aspetti che riguardano la quotidianità dei musei e degli istituti culturali. Quindi, insomma, assolutamente è d'accordo. E non so se Antonella voleva aggiungere qualcosa, perché c'è una domanda. Facciamo la domanda. Allora, quale difficoltà, Ilenia chiede, quale difficoltà comporta, se ce ne sono, la comunicazione relativa a un restauro in campo digitale? Mi vengono in mente esperienze come l'operazione Night Watch del Reitzke Museum, ma anche il fatto che spesso i restauri non avvengono all'interno del museo stesso, ad esempio al di là delle questioni economiche, quindi un po' quello che avevamo... Miriam, vuoi... Sì, no, è giustissimo, insomma. La difficoltà di comunicare il restauro è che è necessario un po' un doppio registro, che poi è lo stesso doppio registro che coinvolge le diverse professionalità che convergono in un restauro, perché da una parte c'è la difficoltà di raccontare dei passaggi tecnici molto complessi che riguardano delle analisi diagnostiche, come raccontare un intervento chirurgico, no? In qualche maniera, quindi è necessario mediare con un linguaggio
percepibile ma non semplificato, una serie di operazioni che sono molto dettagliate dal punto di vista scientifico, e nello stesso tempo però si deve anche fare in modo di non, così come appunto in una comunicazione di tipo medico, di non raccontare delle operazioni così come se fossero delle scelte divine, ma di calarle in una contingenza, di raccontarle rispetto alla malattia che quell'opera in particolare presentava e rispetto alle scelte che i restauratori e gli storici dell'arte o gli esperti, gli archeologi o via via gli esperti di settore hanno intrapreso su quelle opere. E quindi una difficoltà doppia di linguaggio, insomma, perché già è necessario mettere insieme professionalità diverse. Creare un linguaggio divulgativo unendo professionalità diverse è ancora più difficile, insomma. Quindi credo che uno dei nodi da superare nella comunicazione del restauro sia un po' questo, insomma. Quindi fare tesoro delle sue sfaccettature piuttosto che scegliere una sola linea, altrimenti si rischia la bellezza del sito Closer to Van Eyck non mediata però in un racconto che potrebbe essere molto più suggestivo, cioè far vedere quelle foto ad alta definizione senza raccontare che quel dipinto è stato in un rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale, che ha avuto dei restauri già nel corso del Cinquecento, senza far capire tutta la serie di occhi che all'interno della Basilica si sono poggiati su quell'opera, osservandoci cose diverse, è un po' una perdita, insomma, no? Invece di tanto quanto la fotografia ravvicinata arricchisce la visione, tanto quanto il racconto mancato la depaupera un po' del suo profondo significato. Antonella, vuoi aggiungere? Vuoi rispondere anche tu? A conferma della difficoltà di raccontare il restauro, all'interno di un progetto di ricerca un paio d'anni fa, grazie al quale abbiamo realizzato il laboratorio mobile dell'INFN di Bologna, è venuto al Museo Diocesano di Massa e ha realizzato delle tomografie a delle statue lignee, per cui delle TAC, molto belle, molto interessanti, perché dalle quali abbiamo tratto veramente una miniera di informazioni riguardo alla tecnica, alle stratificazioni, al cambiamento, alle giunture, ai chiodi, alle mappature dei tarli, veramente una miniera di informazioni. E contemporaneamente abbiamo scritto un gruppo di lavoro, un articolo scientifico, e ha deciso contemporaneamente di fare una mostra didattica su queste tomografie. Ovviamente è stato molto più difficile fare la mostra didattica, perché l'articolo scientifico ovviamente sono dei codici che conosciamo e che, con i quali ci troviamo. Riuscire a fare una mostra didattica, se ne sono occupata Sonia Lazzari, e Martina Lerda, Elena Scaravella, e alla fine l'hanno fatta in maniera straordinaria, lavorando con le scuole, cioè interrogandosi sui destinatari che si dovevano avere, sapendo rinunciare a tutta una serie di informazioni e, seguendo quello che ha detto giustamente Miriam, connettendo il restauro alla storia. Ecco, non a caso noi, quando abbiamo fatto il nostro progetto, l'avevamo chiamato La vita delle opere, e usavamo questa metafora biografica proprio per dire che, come noi abbiamo rughe e appunto segni della nostra vita, anche le opere hanno dei segni della loro vita. Ecco, il restauro dovrebbe spiegare le rughe sulle opere come rughe perché ha pianto o perché ha riso, cioè cosa le è successo, una storia intorno a questi segni. Per cui anche il restauro, soprattutto quando si vuole comunicare, uscire dal tecnicismo e spiegare perché oggi noi in quell'opera vediamo quelle cose. Lo sappiamo, il restauro è sempre un'operazione di selezione, è sempre un'operazione, una gerarchia. È un incontro, per cui io oggi, in quell'opera, io oggi come storico dell'arte, restauratore, come cultura, leggo alcune cose, per cui esalto alcuni valori e ne rifiuto altri, esasperando, però è inevitabile che sia così. Ecco, il raccontare appunto il perché delle scelte, ma i perché culturali, storici, che si nascondono, che poi diventano utilizzare un certo tipo di solvente
piuttosto che altro, rimuovere o meno una ridipintura, ma il raccontare appunto il restauro non come gesto tecnico, ma come gesto culturale, che poi era quella che la nostra tradizione ci dice. È una vecchia storia, parlo nel caso ci fosse qualche studente, un certo Brandi vi sarà passato per... È una cosa, ecco, recuperare anche in forma di narrazione anche, cosa c'è dietro, le persone appunto, perché 50 anni fa o 100 anni fa si sono fatti, chiamandoli restauri, delle operazioni che oggi a noi paiono incredibili, e invece erano corretti, perché appunto sono un fenomeno culturale il restauro stesso. Sì. L'utilizzo di alcuni materiali, no? Il cemento che adesso non viene più usato, cioè erano delle scelte, appunto per l'utilizzo di alcuni materiali c'è cioè un po' il problema di reversibilità e irreversibilità, no? Voi mi insegnate meglio che c'è stato un periodo in cui l'aspetto della reversibilità non era molto, molto importante per il restauro, però insomma questo ha creato a posteriori dei problemi su alcuni interventi di restauro. Poi ovviamente in ogni paese c'è comunque un approccio diverso, no? Adesso non mi voglio addentrare in una materia che non è la mia, quindi non però insomma è evidente, no? Insomma, anche la scelta appunto del materiale da utilizzare, più o meno distinguibile dall'originale, anche quella, insomma, comunque sono tutte questioni che cambiano da nazione a nazione, però insomma a noi fa per esempio da archeologa andare a vedere dei restauri fatti in Grecia rispetto a quelli che ormai insomma da anni vengono fatti da noi sulle strutture, insomma rimani sempre un po' interdetta, no? Perché comunque sono proprio ricostruzioni insomma non molto gradevoli, ecco, però riguarda una cultura che abbiamo adesso di aspettarci anche un determinato tipo di restauro, cosa che invece magari in altre nazioni è diversa o è da diversa in passato, insomma. Eh sì. No, e comunque insomma io penso che sia fondamentale ribadire quanto siano importanti in tutto questo le professionalità, l'aggiornamento delle professionalità e insomma appunto anche l'importanza del restauro nella... No, infatti il vostro progetto La vita delle opere, secondo me il titolo è bellissimo, perché appunto insomma siamo abituati ad andare in un museo a vedere degli oggetti e pensare che siano, come dicevate prima, nati là, invece hanno tutta una storia, e anche riportare spesso appunto ci sono tante discussioni su questo, riportare un oggetto alla sua sede originaria è sempre, non è una cosa semplice, ma insomma ha una vita, una storia, un percorso, come se noi ritornassimo indietro alla nostra casa iniziale. Vabbè. No, vedo che, non so se volevate aggiungere qualcosa, perché vedo che non ci sono altre domande, io ne avrei 10.000, ma dopo parlo troppo, quindi non so se volete aggiungere qualcosa o salutiamo. No, vogliamo far cadere tutti dopo le giornate infinite di webinar e conferenze. Tra l'altro appunto c'è anche Art Lab oggi nello stesso momento. Quindi. Va bene, allora grazie Antonella, grazie Miriam. Grazie a te Anna Maria. Grazie a te, Maria. E noi insomma ci vediamo la prossima settimana, parleremo di documentazione digitale e insomma avremo Chiara Veninata dell'ICCD, Nicola Barbuti dell'Università di Bari e Cettina Santagati dell'Università di Catania. E grazie a tutti, buona serata. Ciao. Grazie. Ciao.